È fatto di tante rosette. Questo sono d'accordo. È fatto di tante rosette. Andiamo a prendere una rosetta. Ha fatto di tante punte. Perché è uguale con le rosette. Ha studiato. Bravissima. Che cosa dico? Io. Bravissima. Guardate questo broccolino qua. E guardate questo qua. Siete d'accordo che sono uguali? Sì, sì. Però che caratteristiche hanno? Hanno scale totalmente diverse, perché questo è molto più grande di questo. Quindi abbiamo una prima scala. Andiamo a vedere come è fatto questo. Prendiamo un altro cosino qua. Vedete com'è fatto? È esattamente uguale a questo, ma con una scala diversa. Andiamo a vedere come è fatto questo. Andiamo ancora una volta a cercare una rosetta più piccola. Quindi noi cosa vediamo? Noi andiamo a vedere che abbiamo un oggetto grande che è formato da oggetti più piccoli che hanno la stessa forma di quello grande di partenza. E la bellezza di queste forme qua sta proprio in questo. Si dice matematicamente che è fatto da parti autosimilari, ossia la parte piccola riproduce la parte grande. In matematica questa cosa qua si chiamano frattali. Un altro esempio di frattali sono le felci. Se voi prendete il ramo di felce, è fatta da foglioline più piccole che riproducono la foglia grande, che a loro volta le foglioline piccole sono fatte da foglie più piccole che riproducono la stessa forma, le quali sono fatte da foglioline ancora più piccole che riproducono la stessa forma. E lo studio di questi aggeggi qua matematici è uno studio molto recente, perché siamo più o meno nei primi del 1900 e sono stati formalizzati più o meno intorno al 1950. Vi faccio vedere adesso un broccolo matematico, ossia un vero frattale. Partiamo da un triangolo e tiriamo via la parte in mezzo. Avete capito cosa faccio? Tiro via sempre un triangolo in mezzo. A questo punto, per ogni triangolo che mi rimane pieno, tiro via la parte in mezzo. Per ogni triangolo tiro via la parte in mezzo. Per ogni triangolo tiro via la parte in mezzo. Posso continuare all'infinito con questa cosa qua. Siete d'accordo che, continuando in questo modo qua, la piccola parte, cioè la parte iniziale, viene riprodotta su scale sempre più piccole. Ed è la stessa cosa che fa questo aggeggio qua. Qual è la differenza? Che con quello che ho fatto vedere prima posso continuare all'infinito, perché è un oggetto astratto, un oggetto matematico. Invece con questo aggeggio qua a un certo punto mi fermo, perché non riusciamo ad andare nell'infinitamente piccolo. Perché parlare di queste cose in matematica? Uno, perché sono belle, uno, perché vogliamo capirle, e due, perché comunque ci dicono qualcosa. Ad esempio, a livello didattico, quell'aggeggio del triangolo, di togliere la parte centrale, possiamo studiare tutte le potenze di 3. Perché ad ogni passo, ad ogni rimozione di triangolo centrale, di quello bianco, nei triangoli verdi vengono creati 3 triangoli, quindi al primo passo ne ho 3, al secondo passo per ogni 3 ne ho altri 3. E quindi ad ogni passo successivo viene moltiplicato per 3 il numero di triangoli. Quindi partiamo da un triangolo, prendiamo 3, poi 9, poi 27, poi 31 e così via. E possiamo continuare quanto vogliamo. In questo video, come vedete, è proprio quello che vi stavo dicendo. A livello matematico noi possiamo ingrandire infinite volte. Quanto possiamo andare avanti? Veramente all'infinito. Perché è un oggetto astratto. E come vi stavo dicendo prima, i frattali sono stati, diciamo, studiati compiutamente intorno agli anni 50-60, e addirittura sono stati studiati per cercare di capire se potevano, modellizzare addirittura anche
i tumori, lo sviluppo dei tumori all'interno delle persone. Però ha dato, queste ricerche non hanno dato esiti favorevoli. Quindi diciamo che è stata una branca della matematica che è partita, che è servita a spiegare un sacco di cose, perché se noi andiamo a vedere anche la formazione delle nubi o come vengono formate le montagne, vengono riprodotte a scale diverse, configurazioni simili. Cavoli romaneschi, abbiamo un sacco di varietà, ovviamente più di 400 varietà, contengono tanti sali minerali, clorofilla, fibra e mucillagine, altissimo contenuto di vitamine C, A e K. E sappiate che i cavoli contengono più vitamina C delle arance, anche se è un potentissimo antitumorale, previene la degenerazione della vista, utile nelle malattie respiratorie, consigliati per la gastrite, la colite, l'ulcera, favoriscono la rigenerazione della pelle, levano il dolore. Quindi il broccolo è proprio un alimento che dovrebbe essere alla base, diciamo, di tutto. Ultima cosa, dopo veramente ho finito, e si dice che i bambini vengono trovati una volta, giusto, però una volta, perché una volta si diceva questo? Perché? C'è un motivo. Perché? Anche vergogna. Vergogna può essere, vedere, ma andiamo alle radici, alle radici, alle radici. Allora, quando vengono piantati i broccoli, nel, diciamo, nel nostro territorio? A? Autunno. No, si tira su. Piantati. Vengono piantati in primavera e vengono raccolti dopo circa 9 mesi. Non solo. E nella vecchia, diciamo, cioè nella vecchia, una volta, prima di fare i fiori, bisognava avere la lucidità di capire se i fili potevano essere mantenuti. Quindi si piantavano i broccoli, intanto arrivava la primavera, i contadini capivano se la stagione poteva essere propizia per poi poter, diciamo, mantenere il bambino, quindi diciamo che poi la gestazione avveniva esattamente in concomitanza con la pianta di broccoli. Quindi poi quando si andava a raccogliere i broccoli, spesso la sera... Questo è quello che... Diremo per la mia televisione. Però i 9 mesi dura. Ecco, quindi ho finito questo... Grazie a voi. Tanta roba, forse un po' bassa. No, hai mandato tanti stimoli, tanti semini che poi germoglieranno. Pochi sì. Se avete domande, sono qua. Il modo in cui una volta, io parlo una volta, insegnavano la matematica. Era incomprensibile. Purtroppo era ancora difficile da capire che spiegata così, con spaghetto, la circonferenza del 3,14. Cioè, allora, una volta assimilavamo il discorso del 3,14 senza chiederci perché. Però adesso è uguale, se peccate gli insegnanti. Il discorso è che presentare la matematica così costa molta fatica, ma per chi la insegna? Perché per arrivare adesso a questa presentazione qua, mi ho fatto un lavoro che è cominciato non ieri. Cioè, perché uno deve capire le cose, deve approfondirle, deve... Ma quando è fatto? Perché quando la cosa la fai manuale, la vedi, la memorizzi... Bisogna prima vivere le cose. Invece costa meno fatica studiare.
Cosa bella. È interessante. Interessante, sì. Molto. Alla prossima mente. Abbiamo argomento. La lezione è la prossima. Beh, magari l'anno prossimo facciamo cose diverse, si possono parlare di... Parlavo prima con la Presidente, insomma, abbiamo l'arte, se volete, la pittura, la musica, quindi si può, la matematica, scoprire anche in ambiti diversi, insomma. Bisogna però superare la paura, perché spesso e volentieri fa paura. Grazie di essere.